Buonasera, come Presidente della Camera di Commercio, non solo sono onorato di avere degli ospiti così illustri, ma voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, il Presidente D'Alema e il Direttore Orfeo del segnale che hanno voluto dare all'economia di fare questo momento importante per la nostra politica e per l'Europa. In questa sala, volendo significare che le imprese sono importanti per questo paese e che la ripresa può nascere se le imprese riescano a risollevarsi da questo momento difficile. Come cittadino, devo dire che sono rimasto molto colpito, favorevolmente colpito, da quanto è contenuto in questo libro, che poi penso che tutti avete modo di leggere. E da quanto, dagli incontri che il Presidente del Consiglio sta avendo in questi giorni e le dichiarazioni che sta facendo sull'Europa, la cosa che effettivamente mi convince molto è che sia il Presidente del Consiglio Renzi che il Presidente D'Alema dicono una cosa essenziale. Non ci vuole più Europa, ci vuole un'altra Europa, ci vuole un'Europa che non sia solamente l'Europa della moneta unica, ci vuole un'Europa che sia anche l'Europa di una politica estera unica, di una politica fiscale unica, di una politica del welfare unica, di una politica che si riappropri della dimensione europea così come è stata pensata dai padri fondatori dell'Unione Europea. Credo che questo sia il segnale importantissimo che questa sera verrà sottolineato dai relatori e penso che vorranno sottolineare anche il ruolo che l'Italia deve svolgere nell'Europa per far sì che il nostro Paese abbia la dimensione e la dignità che gli spetta. Grazie e buon lavoro a tutti. Buonasera, mi unisco ai ringraziamenti di Cremonesi. Come fondazione ringrazio il Presidente del Consiglio, direttore Mario Orfeo, l'amico Giancarlo Cremonesi. Come dire, l'Europa è da 15 anni nella ragione sociale, fatemela dire così, della fondazione. C'è un passaggio del libro di D'Alema che mi ha colpito in modo particolare. Quando dice che limitarsi a invocare genericamente più Europa oggi non basta più. È così, l'Europa che vogliamo e che chiediamo è un'Europa intesa come comunità ispirata da principi di solidarietà tra più popoli, più partecipata, più democratica, non prigioniera di tecnici e tecnicismi, insomma un'Europa più politica, in cui i processi economico-sociali vengano effettivamente, nel senso più pieno del termine, governati. Parliamoci chiaro, occorrerà alla fine di questo lungo percorso una revisione dei trattati che affianchi all'attenzione ai parametri di finanza pubblica anche quelli ai parametri sociali, i problemi della disoccupazione, della scarsa qualità del lavoro, dell'aumento delle diseguaglianze. Occorre rilanciare il progetto di integrazione europea e rilanciare il progetto di integrazione europea e riformare il modello sociale europeo sono due facce della stessa medaglia. Il modello sociale europeo non è stato solo l'elemento determinante nel far vincere e governare le sinistre europee, D'Alema se lo ricorda bene, per tanti anni, ma è stato un grande fattore di coesione sociale e di progresso economico. La creazione di una identità europea che sostenga l'unione politica, economica e fiscale non sarà possibile senza un'azione volta a garantire una equilibrata distribuzione di costi e benefici. E allora in questo contesto la socialdemocrazia europea, attraverso la realizzazione di un'economia sociale di mercato e la costruzione di un welfare, seppe nell'immediato dopoguerra combattere e vincere una battaglia politica e di idee. Ecco, oggi è necessario combattere una nuova battaglia politica sul piano nazionale, europeo e globale. E il campo della sinistra riformista in Europa è la nostra causa. Noi, gli italiani europei, lo dicemmo per primi. È lì che dobbiamo costruire quel partito unico dei progressisti democratici ed europei che è insieme premessa e conseguenza della strada irreversibile, magari lunga, verso gli Stati Uniti d'Europa.
Una forza riformista di sinistra deve battersi senza titubanza per l'eguaglianza. Senza eguaglianza il merito, che è cosa buona e giusta, diventa privilegio. Allora, l'Italia è un paese logorato da una lunga incertezza sul fronte delle regole e delle riforme. Noi ci aspettiamo contenuti precisi con riferimento alle politiche nazionali in raccordo con le politiche europee e anche sulle riforme istituzionali. Ecco, su questi temi la Fondazione Italiani Europei continuerà a fare il suo lavoro, a presentare le sue proposte confrontandosi nel merito con l'agenda di governo, e lo faremo con la responsabilità di chi è parte della comunità dell'agire politico ma non intende rinunciare alla propria autonomia di pensiero e al proprio giudizio. Mario. Grazie a Cremonesi e a Peruzzi, buonasera a tutti di nuovo. Per una fortunata coincidenza di tempi presentiamo questo saggio di Massimo D'Alema, Non solo euro, proprio all'indomani del doppio viaggio del Presidente del Consiglio, prima a Parigi e poi a Berlino. Quindi diciamo, nel saggio di D'Alema, che è un manifesto della sinistra per l'Europa, in cui si fa un'analisi di quello che è accaduto, si indicano le responsabilità per la situazione, per la crisi che vive oggi l'Europa, ma c'è anche una piattaforma di proposte concrete per modificare questo stato delle cose, per un'Europa, scrive D'Alema nel libro, che non risponda più ai rapporti di forza tra Stati, ma direttamente al Parlamento e agli elettori cittadini, un'Europa in cui il confine tra destra e sinistra sia chiaro, visibile, non confuso fino in alcuni casi a smarrirsi. E quindi diciamo, comincio da qui, comincio ovviamente dal Presidente del Consiglio Renzi, soprattutto con riferimento all'incontro di ieri con la Merkel, perché al di là delle lusinghiere parole e gli apprezzamenti non convenzionali, non formali, che ha fatto la Cancelliera nei confronti suoi personali e delle riforme del suo governo, non si è capito quanto poi la Germania invece voglia seguire questo processo di trasformazione dell'Europa, quanto sia disposta a concedere rispetto al suo ruolo di oggi, quanto insomma non tenda a una conservazione dell'esistente, cioè a quello che ha prodotto un'Europa che ai cittadini sembra un'Europa tecnocratica a difesa di un'austerità finanziaria che diciamo, danneggia i cittadini e non piace ai cittadini e che sta, ma questo ne parleremo dopo, sta facendo crescere in tutti i paesi movimenti e forze populiste. Grazie direttore, anch'io unisco i saluti e i ringraziamenti. La domanda è complessa e l'intero dibattito politico di queste settimane e di questi mesi ha il compito di provare a dare una risposta. Lo fa D'Alema nel saggio che oggi presentiamo, credo lo debba fare il governo italiano nella discussione con gli altri partner europei, ma credo che questo sia il compito della politica non soltanto dei governi ma anche dei partiti. E allora è vero che ieri abbiamo come governo incontrato il governo tedesco e nei giorni scorsi abbiamo fatto alcuni incontri internazionali, ma vorrei inserire questo dibattito cui tu fai riferimento dentro una cornice che è la cornice che ci porta da qui alle elezioni del 25 maggio, in cui il punto centrale è o noi assumiamo che la questione europea è una sfida integralmente politica e richiama la politica alla dignità del proprio ruolo, o noi comunque perdiamo questo appuntamento. Non c'è dubbio cioè che oggi esista una lettura di uno spread non finanziario o non solo finanziario, ma di uno spread tra le aspettative dei cittadini e il rapporto con l'Europa. Esiste, c'è uno scollegamento terribile tra ciò che i cittadini si attendono dall'Europa e ciò che le istituzioni europee riescono a mettere in atto. Lo dimostrano alcuni sondaggi devastanti di queste settimane in Italia. 4 anni fa il 54% degli italiani aveva fiducia nell'Europa. Dopo 4 anni è il 28%. Facciamo 2 conti e riflettiamo su che tipo di tsunami abbiamo incontrato.
Ma di fronte a questa ovvietà, a questa constatazione, la questione politica che noi abbiamo di fronte è: siamo in grado oggi di vivere questo passaggio come un passaggio in cui la politica torna a fare il suo mestiere? Sì o no? È semplice dire, è questo il punto di risposta alla tua domanda sulla Merkel. Il punto non è la rappresentazione un po' macchiettistica che viene fatta, per cui noi andiamo a chiedere il permesso, peraltro, di restare dentro i margini e i vincoli che noi abbiamo sottoscritto. Non è questo l'argomento di discussione. L'argomento di discussione vero, reale, è: atteso che l'Italia rispetta gli impegni che ha preso nei trattati e con i propri partner europei, l'Europa rispetta o non rispetta l'impegno ad essere un'Europa dei cittadini e un luogo nel quale la politica fa il suo mestiere? Questa è la questione. E allora provo a essere sintetico e a dire in modo molto rapido, a dare la risposta, si fa per dire, alla domanda di Orfeo. Primo punto, io penso che questa convinzione sia una convinzione matura in tutti i grandi schieramenti europei. C'è la consapevolezza che occorre dire, lo scrive D'Alema nel saggio, tu lo hai ricordato, direttore, chi dice più Europa alle prossime elezioni perde le elezioni. Chi dice meno Europa sbaglia, perché chi dice meno Europa costringe i cittadini ad avere meno euro e ad avere meno orizzonte per la propria prospettiva. E allora il tema di chi dice un'altra Europa, come fa D'Alema e come abbiamo fatto in tante sedi anche noi come governo e vorrei dire come Partito Democratico, ha il dovere di indicare quale altra Europa noi possiamo costruire. Sulla base di questo mi limito a quattro flash, perché abbiamo detto di essere molto rapidi. Il primo: il Partito Democratico è entrato dentro il Partito Socialista Europeo. È stata considerata una scelta quasi scontata e obbligata. È invece il desiderio di caratterizzare come politica la discussione di queste settimane e di questi mesi. Non lo mettiamo in secondo piano, è un passaggio straordinario. Secondo punto, nella discussione che noi andremo a fare nei prossimi mesi, penso che sia maturo da parte di tutti il convincimento che un'Europa basata soltanto sulla stretta aderenza a parametri tecnocratici e burocratici è un'Europa che allontana sempre di più i cittadini. In questo senso alcune proposte di D'Alema nel libro sono interessanti. Per esempio, ne dico una che può essere la meno appetibile per i giornalisti, una sorta di Erasmus con i paesi mediterranei, allargare l'Erasmus ai paesi del Mediterraneo, o comunque un programma analogo. Non avevo ancora letto il libro di D'Alema e quindi trovo una preoccupante coincidenza, diciamo, ma questo passaggio è un passaggio molto interessante, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa che viva la politica estera, smettendo di considerare il Mediterraneo come la frontiera da cui aver paura e da presidiare semplicemente con operazioni di controllo delle coste, ma come il luogo naturale del cuore dell'Europa dei padri fondatori. E andare a portare il progetto Erasmus in quella dimensione, anche alla luce di un giudizio sulle primavere arabe che potrebbe essere articolato, che l'unico paese che è arrivato a una costituzione è la Tunisia, abbiamo visto, ha un processo di transizione complicato, ma sappiamo che, e ci sono anche delle pagine abbastanza dure su questo di D'Alema, sull'Egitto, abbiamo visto quello che è accaduto la settimana scorsa a Roma rispetto alla conferenza sulla Libia, stiamo attendendo ciò che potrà avvenire in Algeria e poi scendendo giù tutto il grande tema delle politiche verso l'Africa, che hanno visto per esempio un protagonismo maggiore di altri paesi, il Mali, la Repubblica Centroafricana, i francesi e non solo i francesi, anche i tedeschi hanno fatto qualche tipo di intervento. Allora, su questo tema, come l'Europa gioca la propria politica estera, per esempio sul Mediterraneo, oltre che naturalmente sull'Ucraina, credo ci torneremo. Terzo punto, molto secondo me importante, la lettura della situazione di crisi, per cui oggi c'è una parte della nostra popolazione che pensa che l'Europa sia la causa della crisi. Chi dice questo non si rende conto che la realtà dei fatti è esattamente opposta, è stata la mancanza di una politica europea
a determinare la difficoltà delle nostre istituzioni a affrontare la crisi. Ma su questo punto si giocherà una interessantissima campagna elettorale, dove se noi saremo in grado di raccontare che tipo di Europa immaginiamo, forse saremo in grado anche di sconfiggere un populismo che da noi ha le sembianze da un lato di Grillo, dall'altro della Lega, e che in altri paesi ha altri tipi di sembianze. Quarto e ultimo punto, per essere molto rapido, il governo italiano. Noi abbiamo scelto di andare al confronto in Europa con alcune convinzioni molto forti. La prima, noi non siamo l'ultima ruota del carro in Europa. Anni di dichiarazioni per cui noi dovevamo stare attenti a fare la fine della Grecia hanno raggrinzito le ambizioni di un paese e hanno costretto l'Italia in un ruolo che non le appartiene. L'Italia è la seconda manifattura di questo continente. L'Italia ha un avanzo primario che è il secondo nei ranking internazionali dei grandi paesi europei. L'Italia ha una potenzialità di export che è straordinario. L'Italia ha un sistema dell'impresa e dell'industria che continua ad essere competitivo nonostante le difficoltà che talvolta la pubblica amministrazione mette nella vita quotidiana degli imprenditori e delle aziende che ce la fanno. L'Italia è questa cosa qua, non è un insieme di problemi. E se l'Italia affronta con decisione e determinazione i guai storici che non dalla crisi, ma da prima la fanno essere bloccata, perché non dimentichiamo, noi che stiamo attenti ai giornali internazionali tutte le volte per vedere una mezza virgola o un'altra, che quando l'Economist 12 anni fa mise la copertina dell'Italia, ma no, qualcosa meno, 10 anni fa, lo stivale con una gruccia e disse il vero malato d'Europa, facendo l'immagine dell'Italia, lo faceva prima che scoppiasse la grande crisi del 2007-2008. Perché il Paese aveva smesso di crescere in quanto quelle riforme strutturali che da anni sono il nostro problema non erano affrontate. Allora l'Italia, se fa la sua parte e se fa l'Italia sul serio, è un Paese in grado di cambiare se stesso e di cambiare l'Europa. Per questo non si tratta di fare una terapia di gruppo o un training autogeno per dire ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Ma significa prendere in fila, mettere in fila i conti. Quando in conferenza stampa all'Eliseo ho fatto notare il dato sull'avanzo primario, Olanda ha fatto una battuta dicendo noi non abbiamo né l'avanzo primario, né il secondario, né il terziario in queste condizioni. Certo, abbiamo un grande debito, ma prima ancora che il debito abbiamo un problema di mancanza di crescita, e su questo tema sarà interessante discutere con D'Alema anche della lettura di questi anni e delle possibilità di uscita, per le quali, e chiudo, il governo nella prima fase di attività ha scelto di fare alcune mosse. La prima è quella di concentrare l'attenzione sul fatto che il mercato interno è totalmente bloccato. In questi anni di interventi di risanamento, il debito è cresciuto dal 120 al 132 sul PIL. Non è diminuito. È cresciuto dal 120 al 132. Possiamo discutere del fatto che parzialmente c'è stato un contributo ai fondi salva stati, ma il punto vero è che è venuta meno il denominatore, la base. Perché? Perché c'è una crescita che è negativa, che non ha paragoni con altri paesi, e siamo l'unico paese che non cresce tra i grandi paesi del G20, l'unico. Allora, ripartire dal assumere il fatto che sull'export siamo forti e che il nostro problema è innanzitutto il mercato interno, significa dire che c'è una fascia di persone, il cosiddetto fu ceto medio, che in questi anni è stato bersagliato da un aumento dell'imposizione tariffaria a livello locale e a livello nazionale e che non ha più le condizioni economiche per poter avere una semplicità di vita quotidiana. Questo è il primo punto. Ecco l'operazione 10 miliardi di euro per 10 milioni di italiani. Ah, ma questo è una ricostruzione da marketing, da televendita.
chiamatela come volete, volete dire che questa è un'operazione a televendita, va bene. Il punto è che mettiamo in tasca degli italiani, da maggio, un piccolo margine, piccolo, che però è un margine che dà un respiro e che riporta anche in qualche modo a dare un orizzonte di speranza. Secondo tema, spostare una parte della transazione, diciamo, della tassazione sul lavoro. Lo facciamo dopo. Vedete. E il resto lo vediamo dopo, allora chiudo perché Orfeo mi sta già dicendo che ha chiacchierato troppo. Chiudo chiudo rispondendo alla domanda sulla Merkel, alla non domanda sulla Merkel, alla parte non detta della domanda. Io credo che l'Italia debba uscire dalla sudditanza psicologica per cui si va in Europa a farci fare gli esami. Gli esami a noi li fanno i cittadini italiani, non li fanno le grandi istituzioni internazionali. Prima il PD e la politica italiana si rende conto che noi dobbiamo avere un sentimento di responsabilità verso i nostri cittadini che da 20 anni ci chiedono di fare delle cose, riforme strutturali che non abbiamo fatto, e prima, quando andremo in Europa, smetteremo di avere un atteggiamento provinciale per il quale gli altri ci fanno gli esami, perché quando noi andiamo in Europa gli altri ci chiedono cosa pensa l'Italia per cambiare l'Europa, non sono con la matita rossa e blu a dire ciò che dobbiamo fare, e perché l'Italia cambi l'Europa c'è bisogno che prima cambiamo noi stessi. Grazie al Presidente del Consiglio, poi naturalmente gli darò la parola. L'ho interrotto proprio sull'argomento lavoro-fisco, che è uno dei punti centrali di questo libro, non a caso si intitola Non solo euro, perché D'Alema, nel riconoscere alcuni peccati originali della nascita della moneta unica, indica ad esempio la mancanza di una governance economica comune per il fisco, per il sociale e per la crescita, che, come dire, equilibrasse le varie situazioni produttive delle aree del continente. Che cosa è successo? Che questi squilibri sono come stati in qualche modo messi insieme con una forte pressione sul lavoro, con una corsa al ribasso dei salari, con più precarietà, più flessibilità, più precarietà, di fatto più disoccupazione. I numeri della disoccupazione sono drammatici non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei. Ecco, tra le proposte concrete che lei fa in questo libro c'è quella di un'armonizzazione di fisco e lavoro proprio per rispondere a questa, diciamo, esigenza, a questa necessità dei cittadini italiani e europei. Grazie. Lasciate che anch'io ringrazi Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, per avere voluto discutere, a partire da questo libro, discutere dell'Europa naturalmente, dell'Italia, dell'Europa, non soltanto di questo libro, ma per avere voluto, con direi grande tempismo, del quale gli sono grato, anche dal punto di vista, anche a nome dell'editore, diciamo, vista commerciale, perché la scelta che tu hai voluto fare di collocare questa discussione tra il tuo viaggio europeo e alla vigilia del Consiglio europeo, diciamo, dà una grande visibilità all'evento, al senso di questo confronto. E vorrei immediatamente chiarire, diciamo, questo rispetto a chi pensi al pregresso, che questo non è un dibattito, nel senso che siamo d'accordo pressoché su tutto, diciamo, ecco, forse non. Da questo punto di vista facciamo parte della stessa squadra, non soltanto nel senso che del PSE, ma nel senso di una visione fortemente condivisa, ecco, della che parte, io voglio ricordarlo sempre questo, che parte da una grande amore verso l'Europa, cioè l'Europa è il nostro destino, no? È chiaro che in qualche modo noi lo diamo per scontato, ma questo forse va riraccontato alle nuove generazioni. Io, quando sono stato parlamentare europeo, quando c'era la seduta a Strasburgo, dove Strasburgo è mal collegata, si pigliava un aereo low cost per andare a Baden-Baden e poi da lì con un pulmino si andava a Strasburgo. E
ero impressionato tutte le volte perché passavamo un confine che è un confine lungo il quale nel corso del secolo passato sono morti alcuni milioni di esseri umani. Lì è nei pressi della Marna, alcuni milioni di esseri umani. Lì, lungo quel confine, sono scoppiate due guerre mondiali. E adesso lo si oltrepassa, ma non dicono, non c'è un poliziotto, non c'è un passaggio a livello, non c'è niente, ci si accorge che non sei più in Germania, ma sei in Francia perché cambia l'operatore sul display. Anzi, quello tedesco che è più potente continua anche un po' mentre sei in Francia, diciamo. Ecco. Quindi, insomma, noi non possiamo mai dimenticare quanto è stato straordinario quello che in corso di una generazione è avvenuto. Se uno va in giro per il mondo, ad esempio un continente come l'Asia, che pure è così potente, è ancora diviso dagli odi nazionalistici delle guerre e guardano a questo miracolo europeo con ammirazione. Ecco. Quindi l'Europa è questo, l'Europa è il nostro destino, non fosse altro che per la ragione banale che se non ci mettiamo insieme non conteremo più nulla, perché insieme siamo 450 milioni, siamo ancora il 20% del commercio mondiale, il 20% del PIL mondiale, siamo una grande potenza. Divisi non siamo nulla, nel giro di pochi anni non ci sarà più un solo paese europeo che avrà i numeri, il PIL, per essere membro del G7 o del G8. Quindi, per questo dobbiamo occuparcene, per questo questa è la grande, decisiva battaglia del futuro e anche i cambiamenti che sono necessari per il nostro Paese devono essere visti nella prospettiva di fare che cosa? Cioè di fare la vera operazione che si deve fare, che non è quella di dire adesso ci mettiamo per conto nostro, violiamo le regole, facciamo il referendum sull'euro, per dire che cosa? Cosa gli andiamo a raccontare al referendum sull'euro? Che possiamo uscire dall'euro? È chiaro che è una bischerata, insomma. No? E quindi il problema è un altro. Il problema per un paese come il nostro è raggiungere la massa critica in Europa per poter cambiare le regole, non per poterle violare, per poterle cambiare, cambiare i trattati, perché le politiche europee comportano anche una riforma in parte di trattati, di accordi internazionali, non c'è solo Maastricht, poi c'è tutto quello che è venuto dopo, il Fiscal Compact, il Six Pact, cioè, con vincoli che a mio giudizio sono assurdi, soprattutto in una fase di crisi economica, e che noi dobbiamo voler riformare. E io penso, naturalmente è chiaro, questo dipende dalla politica, il risultato delle elezioni europee non sarà indifferente, perché già non è stato indifferente il fatto che la signora Merkel deve governare con i socialdemocratici, il che vuol dire che, siccome la Germania è una democrazia parlamentare, non è più lo stesso governo tedesco di 6 mesi fa. È già un governo che è, per forza di cose, diciamo, ha una piattaforma in parte diversa. Dice, ma sull'Europa non hanno cambiato nulla. Badate che la decisione del governo tedesco di introdurre il salario minimo in Germania, e cioè di elevare i consumi dei lavoratori tedeschi, è una decisione che è utile a tutta l'Europa, compresa alla piccola e media industria italiana. Non è perché siamo interconnessi, e quindi è evidente che scelte di questo tipo contribuiscono a mutare il clima, cioè a fare crescere la consapevolezza che in questi anni la mancanza di regole,
la subalternità della politica all'economia, il che poi ha voluto dire alla finanza, che è stato il tratto dominante dell'economia, ha portato come conseguenza un aumento insostenibile delle diseguaglianze sociali, il che non ha soltanto reso le nostre società più ingiuste e quindi anche più infelici. Io cito sempre un bellissimo libro, diciamo, di due studiosi inglesi che dimostrano che le società più diseguali sono società più infelici, dove ci sono più malattie, più violenza, ma ha anche bloccato i consumi, cioè l'eccesso di diseguaglianza ha bloccato i consumi, c'è poco da fare, insomma, se, e per questo io sono molto d'accordo con uno può dire quello che vuole, ma insomma, io lo dico magari con un linguaggio diverso, secondo me quando lui dice troverete in tasca 80 euro di piglia più voti di come lo dico io, quindi non è la mia, non è una critica. Io dico, perché io dico spostare il peso della fiscalità gradualmente dal lavoro alla rendita al patrimonio è una necessità non solo di giustizia sociale ma di rilancio dell'economia, anche perché il vecchio modello esportatore, noi abbiamo vissuto in un mondo in cui esportavamo solo noi. Cioè era l'Europa che esportava, no? E che gli altri non erano in grado di competere. Adesso viviamo in un mondo nel quale la competizione è fortissima e o noi ci mettiamo in grado di crescere anche sulla base del miglioramento della qualità della vita e dei consumi dei cittadini europei, oppure non torneremo a crescere. Questo significa, noi ci battiamo da tempo perché ci sia una tassazione anche minima sulle transazioni finanziarie, farla in Europa con l'obiettivo che diventi una tassa globale, secondo una grande idea lanciata da un economista americano, diciamo democratico, che noi è evidente che non si può stare in un mercato unico e con una moneta unica facendosi la concorrenza fiscale in materia di trattamento fiscale dei redditi da capitale. Perché non regge, diciamo, in un'area di moneta unica bisogna che ci sia un'armonizzazione della fiscalità. È mica pensabile questo. Non regge, cioè noi o facciamo... Il vero grande problema, diciamoci la verità, e questo lo dico anche con quel tanto di spirito autocritico, diciamo, di generazione, il vero grande problema nasce negli anni 90 e paradossalmente nasce sull'onda di due grandi successi dell'Europa, perché noi abbiamo allargato l'Unione Europea, era giusto cancellare anche il confine della guerra fredda dopo aver cancellato i confini della prima e della seconda guerra mondiale, e abbiamo fatto l'euro senza renderci conto che queste due grandi conquiste richiedevano un salto di qualità nel rafforzamento politico dell'Europa, perché con il diritto di veto in un'assemblea di 30 persone non è solo il numero, è cambiata anche la mentalità. Quell'Europa, io ho partecipato al Consiglio Europeo a 15, c'era un comune sentire, eravamo figli della stessa storia, della storia democratica dell'Europa occidentale. È vero che c'era il diritto di veto, ma era rarissimo che fosse usato, perché c'era un costume. E il costume era che quando c'era un'opinione prevalente, chi aveva un'opinione dissenziente se la teneva, cioè la esprimeva, ma non impediva che l'Europa andasse avanti. Poi ci siamo trovati i gemelli Kaczynski, ci siamo trovati di fronte ad un altro mondo che non aveva la stessa formazione, la stessa cultura, la stessa idea dello stare insieme in Europa. E non avevamo le regole per decidere e l'Europa è diventata ingovernabile. E lì, a mio giudizio, si è aperto sempre di più questo iato tra
la potenza incontrollata della finanza e il senso di impotenza della politica, che si è illusa di governare questi processi come? Attraverso il cosiddetto governo delle regole, ma le regole, come giustamente diceva Romano Prodi, sono stupide, cioè nel senso che la politica è la capacità di adattarle, di decidere, di dire quest'anno la situazione economica non ci consente di fare questo, bisognerà fare quest'altro. Quando sei prigioniero di un sistema di regole e non hai più il potere di decidere, la politica è impotente e a quel punto non serve più, e quindi si forma una casta burocratica che gestisce il governo delle regole. E lì nasce la crisi dell'Europa, che è crisi del rapporto con i cittadini europei, che è progressivamente crescita delle diseguaglianze, caduta. Ma il dato più drammatico di tutti, tra quelli che io cito, è il seguente: negli anni Ottanta gli investimenti in Europa erano il 24% del PIL, oggi sono il 16%. Perché? Anche perché è molto più facile, tu devi raggiungere il 3%, è molto più facile per qualsiasi governo tagliare gli investimenti che ridurre la spesa pubblica. E quindi queste regole hanno funzionato come un freno agli investimenti. Ma noi abbiamo discusso un budget, il Parlamento europeo, l'ultimo budget europeo, l'abbiamo tagliato in piena crisi economica, mentre Obama investiva miliardi di dollari sulle nuove tecnologie, sull'economia verde, eccetera, l'Europa ha tagliato dal bilancio comunitario i fondi per la ricerca e per l'innovazione, perché non stavano dentro quell'1,01 che... Cioè, la follia. Noi, è qui che la politica deve reagire, perché sennò i cittadini daranno ragione a Siamo noi che ci dobbiamo mettere alla testa di un senso di protesta e indirizzarlo non verso la distruzione di questo straordinario progetto, ma indirizzarlo verso un profondo cambiamento, un'innovazione di contenuti, di trattati, di scelte politiche. E io credo che veramente, e chiudo su questo punto, sicuramente l'Italia può fare moltissimo, recuperare la sua passione europeista, che ne ha fatto, non a caso, uno dei grandi paesi fondatori, uno dei paesi che hanno sempre spinto in avanti, che hanno sempre guardato oltre, verso una prospettiva federalista. E naturalmente è chiaro che noi siamo forti se in qualche modo siamo in grado di dimostrare che siamo seri. Noi siamo stati forti, questo vorrei dire a Matteo, ma non è una critica, è come dire, lui giustamente rivendica e ha ragione, l'avvio del suo governo, un programma coraggioso di riforme, e secondo me, voglio dirlo, realistico. Posso dire, che è realistica l'idea che si possa arrivare in 3 anni a ridurre di 2 punti la spesa pubblica corrente? Posso dire. Posso dire anche perché con i nostri governi l'avevamo portata al 46% del PIL. C'era il trucco dietro. No? Adesso è 53, quindi tutto sommato, lui si pone un obiettivo realistico, dato che noi l'avevamo... Perché ci sono stati momenti in cui il centrosinistra in questo paese, io lo dico questo, non mi interessa l'archeologia, mi interessa il futuro, anche per quanto mi riguarda, mi interessa fare politica, però se uno dice, guardate, è vero l'Italia, però c'è stata anche l'Italia di Ciampi, di Prodi, del centrosinistra, cioè quell'Italia che il debito pubblico lo portò dal 123 al 103% del PIL.
e si presentò, si prese le sue responsabilità nei Balcani, la missione Alba, il Kosovo, si presentò in Europa e ottenne la presidenza della Commissione europea. Lo dico a Matteo per dirgli che lui è anche l'erede di una tradizione italiana, perché ci sono diverse tradizioni italiane. Ecco, ce n'è una che può essere rivendicata in Europa, senza paura che ti prendano a calci nel sedere. Allora, questo adesso... Presidente del Consiglio ha preso nota. Ma c'è una parte del libro in cui D'Alema critica me, ve lo leggo così almeno vi rimettete in pari. Certo. Per questo un giudizio sul ventennio, siccome è anche oggetto di una lettera che lui mi ha mandato un paio di giorni dopo le primarie. La lettera è privata. Sì, ma questa è scritta sul libro, alla faccia è privata. Lettere, sms, teniamoli... Ma tu pensa io che dovete sono comprare... proprio un uomo dell'Ottocento, nell'epoca del... Ma che uomo... l'hai scritto io sul libro? Le lettere... Perché D'Alema non twitta, c'è uno che twitta al posto suo, no? Il Massimo D'Alema, diciamo. Per questo un giudizio sul ventennio, in questo caso stiamo parlando del ventennio, diciamo 94-14, no, che accomuni tutta la classe dirigente in un indistinto fallimento, non è soltanto ingiusto e infondato, ma è anche sciocco e autolesionista se viene dall'interno del centro-sinistra. Perché? Perché durante la discussione sulle primarie D'Alema mi ha rimproverato di aver sostanzialmente dato corso a un pensiero per il quale in questi 20 anni le politiche degli uni e degli altri equivalessero. Non è così. E io credo insomma, ci sono molte cose su cui sono profondamente d'accordo. Credo che ci sia una lettura per segnalare, un punto di distinzione rispetto alla lettura di questi anni, per rendere anche più avvincente la discussione. Io credo che ci sia una responsabilità in più dell'Italia in questi 20 anni. Perché l'Italia ha fatto benissimo questa parte a cui D'Alema ha fatto riferimento. L'Italia ha portato al 103%, l'Italia ha ridotto la spesa pubblica, l'Italia è stata autorevole nei Balcani e in generale nella politica internazionale, l'Italia ha, pur nelle divisioni di cui tutti noi ricordiamo, prodotto una classe dirigente che ha guidato il Paese ma anche l'Europa, quindi su questa lettura credo che non ci sia dubbio alcuno. Io trovo che noi siamo mancati, non nell'analisi che D'Alema fa e che è molto giusta sulle difficoltà che il liberismo ha incontrato in Europa e vorrei dire soprattutto in America, cioè nella crisi del 2007-2008 c'è stato, e ci sono pagine interessanti nel libro, una evidente responsabilità di uno sguardo eccessivamente basato sul ruolo della finanza staccata dall'economia reale, una idea che la ricetta neoliberista potesse funzionare ovunque, tutte questioni molto giuste. E c'è stato da parte della sinistra mondiale, io ricordo il vertice di Firenze, D'Alema era allora Presidente del Consiglio, Prodi guidava la Commissione, Walter era il segretario del partito, che è qua in prima fila, ci fu un tentativo di ragionare, anche seguendo la grande amministrazione Clinton, ciò che stava facendo Tony Blair in Inghilterra, non so se c'era già Schröder, sì c'era già Schröder alla guida della Germania, quindi era una stagione straordinariamente interessante per la sinistra mondiale. C'era stato il tentativo di riflettere su quella che allora qualcuno chiamò l'ulivo mondiale e che altri chiamarono forse più correttamente la terza via. Bene, questo tema è oggettivo, chi lo negasse negherebbe la realtà. Penso però che l'Italia abbia avuto un problema in più, nel senso che è mancato, non nella discussione politica, io che non facevo parte dei DS, ricordo l'intervento di D'Alema nel 97, segretario del partito, sul bisogno di una riforma del mondo del lavoro molto forte, però quel tema ad esempio è mancato, c'è stato con Schröder in Germania, c'è stato con Blair nel Regno Unito, c'è stato in forme totalmente diverse perché il sistema era totalmente diverso in America con Clinton, è mancato in Italia.
sottolinearlo è un dovere oggi per noi, perché una parte delle riforme di cui stiamo discutendo oggi sono riforme che dobbiamo fare perché non si sono fatte nel corso degli anni, nel bene e nel male, non sto a discutere, sono fatte tantissime cose positive, ma ad esempio la infrastrutturazione costituzionale e istituzionale, su cui pure chi sta a questo tavolo lo sa, c'è stato un tentativo, anzi più di uno, il tentativo dell'83, il tentativo della commissione De Mita-Iotti, poi il tentativo della bicamerale con D'Alema, ma il fatto che vi siano stati più tentativi, non riusciti per motivi diversi, perché diverso è il periodo a cui facciamo riferimento, e che oggi noi siamo a discutere della riforma costituzionale e istituzionale come priorità, la Merkel era più interessata alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, che non all'intervento economico del nostro governo. Perché? Perché fuori da noi l'impressione che noi diamo è di un paese irriformabile, di un paese che quando c'è una classe dirigente coraggiosa riesce a tenere sotto controllo la spesa pubblica, a mettere a posto i conti, ma un paese che nella sua dinamica istituzionale non è capace di fare le riforme strutturali. Allora, questo è il punto che secondo me è un punto da aggiungere all'analisi della crisi di questi 20 anni in Italia rispetto agli altri paesi. La critica al neoliberismo e al ruolo della finanza, soprattutto a livello internazionale, i riferimenti allo studio dell'OCSE, ad esempio, sulla crescita ineguale, la crescita delle diseguaglianze, che è un pezzo del ragionamento di D'Alema che è molto interessante e dal mio punto di vista ampiamente condivisibile, ma poi c'è un elemento in più, che è l'elemento sul quale anche il nostro partito, vedo alcune deputate e deputati e senatrici e senatori, si gioca la faccia prima delle elezioni europee, perché il percorso di riforma costituzionale, il percorso di riforma elettorale e il percorso di riforma del mondo del lavoro non sono elementi slegati dall'analisi economica e dalla possibilità di tornare a restituire denaro al ceto medio e di tornare a invertire la rotta combattendo la diseguaglianza, ma sono la premessa. Ti dico una battuta, Mario, ieri parlando della legge elettorale, proprio perché D'Alema ha fatto un riferimento molto opportuno alla grande coalizione che c'è in Germania, quindi nell'incontro di ieri tra governi c'era Gabriel, c'erano i ministri anche dell'SPD, come ovvio che sia, come ovvio che fosse. Bene. Tra l'altro Gabriel, per esempio, ci ha fatto un riferimento che io trovo molto giusto sull'utilizzare il semestre per un appuntamento su quella che noi chiamiamo agenda digitale, che è un tema per noi fondamentale per riorganizzare l'intera pubblica amministrazione, ad esempio, ma che è anche una condizione dello sviluppo di start-up, di innovazione, insomma un tema molto giusto, noi lo faremo, adesso dobbiamo scegliere in quale città, ma un appuntamento ad hoc su questo tema come una delle cifre italiane della guida del semestre. Però il punto centrale della discussione di ieri mi ha colpito quando la cancelliera ha fatto riferimento esattamente alla nostra legge elettorale. Io guardo il dibattito sulla legge elettorale e vedo che la stragrande maggioranza della rassegna stampa è stato dedicato al problema delle quote, che è un problema reale. Io, presidente della provincia, ho fatto una giunta metà donne e metà uomini. Io, sindaco di Firenze, ho fatto una giunta metà donne e metà uomini. Io, segretario del partito, ho fatto una segreteria metà donne e metà uomini. E io, presidente del Consiglio, ho un governo di cui sono onorato di avere la metà della composizione a guida femminile e con responsabilità significative, perché se Federica Mogherini va al Consiglio degli Affari Europei, dei ministri degli esteri, ci va non con un ruolo di ministero dedicato alle tradizionali attività del mondo femminile come una cultura arcaica e sbagliata talvolta lascia pensare. Quindi noi su questo tema ci siamo sulla parità, c'è un grande investimento sulla parità, però non è questo il punto della discussione sulla legge elettorale. La signora Merkel ieri, discutendo di legge elettorale nel face to face, e parlando, era naturalmente molto preparata, come sempre accade alla cancelliera, mi fa notare come l'elemento chiave dal suo punto di vista sia l'introduzione del ballottaggio che
ove fosse stato introdotto in Germania, avrebbe impedito ad esempio la grande coalizione. La Merkel con il 42,7% mi pare per cento, il miglior risultato dai tempi di Adenauer, non può governare da sola. Noi, se avessimo avuto la legge elettorale di cui si è discusso alla Camera e che adesso andrà all'attenzione del Senato, avremmo avuto la possibilità tra Bersani, Berlusconi e Grillo di un ballottaggio che avrebbe avuto uno a governare per 5 anni. Perché dico questo? Dico questo per dire che c'è una parte, l'analisi economica, finanziaria, internazionale, io la condivido molto. Mi piacerebbe discutere anche di alcune questioni, per esempio legate al mondo del lavoro, riprendendo il dilemma di queste pagine, ma anche il dilemma del 97, e discutere tra di noi su come questi 20 anni sono stati anni in cui i vari interventi di legislazione del mondo del lavoro non hanno creato precarietà e non hanno risolto il tema della precarietà. Perché sostenere che siano stati gli interventi legislativi a creare precarietà significa negare la realtà dei fatti e non rendersi conto che avere un contratto a termine che ogni 6 mesi non può essere rinnovato, o come accadeva prima del decreto legge, l'apprendistato che doveva essere la porta d'ingresso verso il mondo del lavoro, che nel 2009 portava il 13% di ragazzi dentro il mondo del lavoro e che dopo 4 anni è arrivato al 9% perché non ha funzionato. Cambiare e semplificare le regole per un fornaio, per imparare a fare il pane a un ragazzo, per insegnare a fare il pane a un ragazzo, è una priorità assoluta. Allora, sarebbe interessante discutere tutto questo. Però la premessa che vorrei fare è che la partita dell'Italia non si gioca sulle misure economiche. Si gioca sulla capacità di mostrare ai partner europei e ai cittadini che noi stavolta le riforme le facciamo sul serio. Che le facciamo in tempi certi, che le facciamo senza darsi una scadenza alla legislatura, e quindi la legislatura ha come scadenza la fine naturale del 2018, ma che lo fa avendo il coraggio di mettere in discussione dei tabù di cui si è parlato per 30 anni e che per responsabilità vere non si sono affrontate, a partire dal superamento del bicameralismo perfetto, a partire dall'eccesso di livelli istituzionali, ecco l'operazione sulle province, a partire dalla semplificazione di un ceto politico che in questi anni ha dato l'impressione di chiedere ai cittadini di rischiare, ma di non essere in grado di rischiare lui stesso. Ecco, allora, completando e concludendo, a me pare che nell'analisi di D'Alema sul fatto che non è solo l'euro ci sia la bellezza della sfida della politica. Ma la bellezza della sfida della politica richiede oggi da parte di chi siede in Parlamento, nel Parlamento italiano vorrei dire, prima ancora che nel Parlamento europeo o al governo, la consapevolezza che questa è l'ultima occasione. Che questa è l'ultima occasione per chiudere il ventennio, dove sicuramente il centro-sinistra ha mostrato una classe dirigente straordinariamente capace di fare la propria parte. Ma dove la sinistra, per responsabilità che possiamo dare al centro-sinistra e al centro-destra, non mi interessa, perché possiamo darle al centro-destra e possiamo darle alle nostre divisioni interne. Sicuramente c'è una quota parte di responsabilità evidente del centro-destra, ma c'è anche una parte delle nostre discussioni interne, delle nostre divisioni interne. Bene, su questo settore qua, secondo me, la classe dirigente della sinistra ha fallito il colpo. Se tutti insieme adesso riusciamo a fare le riforme che da 20 anni sono attese, allora creeremo le condizioni perché il superamento del non solo euro sarà la naturale conseguenza di una gigantesca scommessa politica del Partito Democratico e del governo italiano. Un breve diritto di replica a D'Alema, tra il D'Alema del 97 e quello del 2014, che succede nel frattempo? Che è successo? No, sono successe tante cose. No, io sono convinto della necessità di fare le riforme, diciamo. Alcune di quelle riforme noi le avevamo fatte, noi abbiamo fatto una legge elettorale col collegio uninominale in Italia, che ha avuto una portata sconvolgente rispetto alla storia del proporzionale italiano, diciamo. Poi c'è stata la controriforma di Berlusconi, non dimentichiamoci, cioè la storia è complicata, diciamo. Io quello che
fatico ad accettare questa idea dei vent'anni. Sono vent'anni fatti di avanzate, di riforme, di arretramenti, di controriforme, perché quella legge elettorale, secondo me, per molti aspetti era più avanzata e significativa di quella che si sta discutendo adesso. Capisco che la dobbiamo concordare anche con gli altri. Ecco. Abbiamo fatto la legge dei sindaci che ha cambiato il volto del paese, insomma, voglio dire, ma non voglio fare adesso il difensore della storia di una generazione, ma solo per dire che la storia è stata più complicata, è stata fatta di riforme, di controriforme, di battaglie. No, mi interessa il tema del lavoro, diciamo. Essendo chiaro tra di noi che non è oggetto di contesa il fatto che il problema poi fondamentale è la creazione di lavoro attraverso la crescita economica, diciamo, ma io avverto in modo drammatico, lo avvertivo già allora, il rischio di una frattura del mondo del lavoro. E cioè, e quello dissi nel 97, e è vero, il mondo sindacale, una parte importante del mondo sindacale non ebbe la stessa sensibilità, e cioè io avvertivo che c'era una quota di lavoratori adulti, maschi in generale, che stava dentro un sistema di diritti frutto di conquiste, di lotte, mica roba regalata, intendiamoci, e che in modo crescente c'era un mondo giovanile, un mondo femminile o intere aree del mezzogiorno in cui queste regole non valevano, non valevano. Poco da fare. Da allora sono passati molti anni e è venuto avanti un processo di precarizzazione con il quale ci si deve misurare. In parte noi anche abbiamo introdotto misure di flessibilità di cui poi un po' si è abusato, diciamo, perché anche qui io introdussi il lavoro interinale nel 98, non è che fu facilissimo, diciamo, con i sindacati, diciamo, fu... Meno male che c'era il giubileo, diciamo, che in qualche modo mi aiutò, un'emergenza, diciamo. Col sindacato avete un rapporto complesso, diciamo, col rapporto complesso, come lo ha Renzi, sì, ma è giusto avere un rapporto rispettoso, complesso, discuto. Però D'Alema che ha l'indulgenza plenaria al giubileo è strepitosa, questa la rivendo. E no, ma non è l'indulgenza, è il fatto, era l'emergenza giubileo che richiedeva. Questa la twittiamo più che altro. Lavoro temporaneo, ma insomma, io dico una cosa, io credo che, ma poi ne discuterà il Parlamento, io credo che la questione fondamentale è che noi dobbiamo riconoscere un quadro di diritti fondamentali. Perché in questi anni il rapporto di forze tra il datore di lavoro e soprattutto il lavoratore giovane, precario, assunto a tempo determinato, è un rapporto di forze che ha proprio alterato la democrazia nei luoghi di lavoro. C'è poco da fare. E quando tu... Io ho un ricordo drammatico di una mattinata militante, no? Di andare a dare i volantini davanti a una grande fabbrica nell'area industriale barese, eccetera. Recentemente, non quando ero giovane, quando ero giovane facevo più spesso, diciamo. E quello che aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato si fermava a prendere il volantino e a parlare. Quello che aveva un contratto di lavoro a scadenza abbassava gli occhi e andava via, aveva paura di fermarsi, capito? Perché aveva paura che qualcuno lo vedesse e al momento della scadenza non gli rinnovasse il contratto. Allora, qui c'è... Io poi non voglio entrare nelle tecnicalità, ma vorrei che tu, sei un uomo di sinistra, come dire, affrontassi questa questione avendo presente questo aspetto della dignità e quindi del diritto di chi lavora, che il rapporto di lavoro non può essere ridotto all'arbitrio unilaterale di una parte. Poi io, figurati, sono a favore degli imprenditori, però c'è la dignità di quell'altro, di quello che vende il proprio lavoro, offre, che va
tutelata e non può essere lasciata all'arbitrio di una sola parte. Questa è la questione che mi interessa, diciamo. E per dire ancora una parola sull'Europa, tornare al tema generale, diciamo. Ecco. Questo lo dico perché alcune delle riforme che hanno fatto gli altri di cui si favoleggia, bada che le hanno fatte con molta attenzione ai diritti dei lavoratori. È vero che in Germania hanno fatto una grande riforma del mercato del lavoro, però in Germania c'è un sistema nel quale i lavoratori partecipano alla gestione delle fabbriche, quindi sono lavoratori, magari flessibili, ma sono anche padroni delle loro fabbriche. È vero che in Danimarca hanno creato un sistema che noi, com'è bello, in Italia si è chiacchierato molto a lungo del sistema danese, poi abbiamo fatto due conti su quel che costa, è finito il dibattito, diciamo. È vero che lì le persone possono essere licenziate, ma c'è un sistema pubblico che li accompagna da un lavoro all'altro garantendogli il reddito minimo e la formazione professionale. Cioè, noi parliamo di queste riforme che hanno fatto all'estero, ma quando le hanno fatte i socialisti queste riforme, le hanno fatte avendo una grande attenzione ai diritti della gente che lavora. E dal momento che noi siamo entrati a far parte della famiglia, diciamo, bisogna che ci... ecco, questa è la... Per il resto, io ti ripeto, Matteo, io... E non condivido neanche, io penso anche che onestamente non mi metto dalla parte dei soloni che dicono ma accidenti, per poter coprire nel primo anno la riduzione fiscale bisognerà rinunciare all'obiettivo di arrivare, non so, al 2, e resteremo al 2, qualcos'altro. S'arrangino, discuteremo, cosa ci faranno? Vogliono riprendere la procedura di infrazione, tanto la commissione è in scadenza, si discuterà con quella nuova, cioè non mi metterei a... No, ma voglio dire, anche perché sono convinto che, e così interpreto, e forse così va anche, come dire, spiegata bene in Europa, questo è un programma pluriennale, questa è una copertura ponte, in attesa che la spending review dia pienamente i suoi effetti, dopodiché a regime la riduzione fiscale non sarà finanziata con aumento del debito, ma attraverso i tagli di spesa pubblica. Quindi, se uno sta dentro una prospettiva e un programma di questo tipo, il fatto che tu, dovendo partire subito e siccome presumibilmente nel primo anno la spending review non potrà dare forse una copertura piena, diciamo, eccetera, io penso che il ragionamento è sostenibilissimo e che un governo che offra garanzie di stabilità e che abbia un piano chiaro delle cose che vuole fare possa benissimo andare a Bruxelles, e persino a Bruxelles lo possono capire, diciamo, è un posto dove non è facile. Diciamo. Bene, io devo, siamo sempre sull'Europa, soprattutto sulle europee, perché tra poco più di due mesi si vota, e ricordavamo prima i sondaggi a favore di partiti populisti, penso alla Francia con il fronte della Marine Le Pen, ma in Italia anche col Movimento di Grillo, li accreditano addirittura come primo partito in Francia e ancora oltre il 20% per il Movimento 5 Stelle. Oggi peraltro Grillo l'ha paragonata a Seedorf, che per me, tifoso milanista, è stata, diciamo, una particolare sofferenza per Seedorf, che i risultati non sono buoni, lui non voleva fare un complimento ovviamente. Ma come, secondo lei, siete in tempo in questi due mesi a fermare quest'onda in Italia e più complessivamente in Europa? Assolutamente sì, però il punto non è preoccuparsi di Grillo. Per la prima volta da qualche mese Grillo non gioca più in attacco, Grillo gioca sulla difensiva. Questo è un fatto politico oggettivo. È Grillo che ha il compito di spiegare ai suoi perché di fronte a una riforma delle province scappa dall'aula o fa ostruzionismo.
È Grillo che ha il compito di spiegare ai suoi perché sulla riforma del titolo quinto e soprattutto del Senato lui dice che questo non serve a niente. È Grillo che ha il compito di spiegare ai suoi perché su una riforma che va a modificare il sistema dei rimborsi ai consiglieri regionali lui scappa dall'aula e non dà una mano. Quindi io non mi preoccuperei di che cosa fa Grillo e stare dalla mattina alla sera a discutere di lui e a replicare di lui. Su questo c'è un passaggio. Noi siamo stati tanti anni tutti i giorni a discutere delle cose che faceva Berlusconi, che diceva Berlusconi. Io penso che dobbiamo avere noi le carte in mano, anche nel dibattito quotidiano sulla comunicazione. E su questo tema sapere che se al 25 maggio saremo in grado di fare due cose. Uno, nel dibattito più da bar, essere nelle condizioni di far vedere che noi abbiamo capito il messaggio, cioè che noi abbiamo capito che la gente si è stancata di una classe politica che non affronta i problemi strutturali, e farlo, e spiegarlo, e dare degli atti concreti, quindi non rinviare le discussioni, essere presi dal sano fuoco dell'urgenza. Cioè l'idea di correre sulle riforme istituzionali, costituzionali e elettorali non deriva da un problema di carattere. Qualcuno mi guarda come dire, certo è vero, ho visto anche qualche giornale non solo italiano, quasi che avessimo a che fare con uno psicopatico che ha bisogno di fare le cose veloce perché se no va in crisi di astinenza. Cioè lo facciamo veloce, almeno si fa, non è questo il punto. È il senso dell'urgenza che la mattina accoglie un cittadino che si sveglia la mattina presto e che va a lavorare, a cui deve corrispondere il senso dell'urgenza da parte nostra nel dare delle risposte concrete. Allora, se noi al 25 maggio arriviamo, avendo approvato in prima lettura la riforma costituzionale, e noi nel giro di una settimana, tempo di discuterne dentro la direzione del PD, e in una assemblea dei deputati e senatori, per quello che riguarda il Partito Democratico noi ci siamo. Stiamo attendendo le osservazioni che vengono dai soggetti istituzionali protagonisti, vedremo la conferenza delle vedremo i presidenti delle regioni, con Errani tutti i presidenti delle regioni, giovedì mattina prima del Consiglio europeo, vedremo una delegazione dei sindaci con Fassino giovedì mattina. Aspettiamo dai singoli partiti politici alcune indicazioni che già sono arrivate, poi noi ragionevolmente la settimana prossima convochiamo la direzione del PD e le riunioni, c'è qui Speranza, ho parlato stamattina con Zanda, una riunione congiunta dei deputati e dei senatori, oppure due riunioni, insomma, decideranno i capigruppo, la direzione e ci siamo. Quindi lo spazio perché il Senato discuta, partiremo dal Senato, di queste questioni è netto. Poi c'è il tema della seconda lettura dell'Italicum, dove cercheremo di modificare ciò che va modificato, partendo dal presupposto che fare l'accordo con il centrodestra è un valore, e non ho bisogno di dirlo qui, perché penso che D'Alema sia uno dei più convinti di questo, perlomeno la sua esperienza personale va in questa direzione. L'idea che le regole del gioco si scrivano insieme è un valore assoluto. Tra le tante cose positive fatte dalla classe dirigente del centro-sinistra, segnaliamo negli aspetti invece negativi il fatto che forse noi ci siamo fatti prendere nel 2000-2001 dall'esigenza di dare una risposta al problema della Lega e abbiamo approvato quella riforma del titolo quinto con i voti di stretta maggioranza, anche se in quel caso abbiamo avuto poi l'importante passaggio referendario, perché non sarebbe corretto non sottolinearlo. Però abbiamo fatto una riforma a maggioranza anche noi, che ha costituito l'alibi, forse l'avrebbero fatto lo stesso, perché 5 anni dopo loro a maggioranza si sono fatti la legge elettorale prima e la riforma costituzionale poi. Quindi l'idea di scrivere le regole del gioco insieme al centrodestra è un fatto fondamentale, e se al centrodestra dobbiamo dire che non c'è nessuna legge che non possa essere migliorata dal dibattito parlamentare, altrettanto evidente che noi non possiamo immaginare di farla a colpi di maggioranza tradendo l'impianto dell'accordo. Quindi su questo tema c'è uno spazio da qui al 25 maggio. Caro direttore, se noi arriviamo alle elezioni avendo fatto questa parte qui, avendo fatto capire che in Europa ci stiamo da protagonisti, dentro il PSE,
ma anche dentro il dibattito governativo, avendo ricordato innanzitutto a noi stessi che noi siamo l'Italia e quindi essendo l'Italia siamo in condizioni di andare in Europa a raccontare che cosa pensiamo, non a portare i compiti fatti. E se siamo in grado di aver fatto questo avremo fatto due cose. La prima, avremo fatto politica, e non è poco, perché Grillo e l'antipolitica lo sconfiggi con la politica. E dire che lo sconfiggi con la politica non significa pensare che sia politica tutto ciò che è lontano dalle esigenze delle persone. Dire che noi riduciamo i costi della politica non è antipolitica da parte nostra, è al contrario una valutazione strettamente politica. È una risposta al populismo. Secondo punto, avremo fatto una cosa secondo me molto importante. Avremo dimostrato che questo ragionamento sulla nuova frontiera per l'Europa non è lontano. Cioè, a me colpisce che, vedendo i protagonisti del dibattito europeo, la qualità della classe dirigente italiana ha tutto da dare. Noi non siamo lì a prendere le lezioni e a farci dire quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo recuperare un po' di sano orgoglio per la nostra storia ed essere affezionati al nostro futuro almeno quanto siamo gelosi della nostra storia. Se saremo in grado di far questo, la sfida europea è una sfida vincibile e io credo che Grillo potrà prendere il 22, il 23, il 18, non mi interessa. Quello che mi interessa è che il Partito Democratico sarà il secondo gruppo dei socialisti europei all'Europarlamento e che sarà in grado di dettare la linea per la prossima Commissione e per le prossime istituzioni. Abbiamo un debito con la collega che prima voleva rivolgerle una domanda sul fatto se lei sarà candidato alle elezioni europee o no. Il Presidente del Consiglio non si candida. Va bene, sento una cosa. Ora tocca a D'Alema, prossima domanda. Sì, no, sì, no, facciamo una domanda al Presidente del Consiglio che riguarda D'Alema. Alle europee, lei ha detto, saranno candidati tutti quelli che hanno un'esperienza europea e che conoscono bene l'Europa. Dopo la pubblicazione di questo libro, D'Alema può entrare in questa lista o no? L'idea. Io credo che D'Alema potrebbe querelare per una cosa del genere. Cioè che sia la scrittura del libro a garantire o meno una candidatura. Io credo che il partito... No, faccio per dire, perché se ti querela io sono costretto a fare il testimone dell'accusa, anche per l'accostamento a sé. Beh, dunque... Le candidature che il Partito Democratico deciderà, a mio giudizio, devono rispettare, e ne parleremo all'interno della direzione, un criterio di rinnovamento che a mio giudizio è assolutamente fondamentale. Contestualmente credo che noi dobbiamo mandare in Europa le persone più forti che abbiamo. Mi riferisco in particolar modo ai livelli istituzionali. E che il compito del governo... quindi parlo non da segretario del PD in questo caso, ma da Presidente del Consiglio, è quello di scegliere per i livelli di guida delle istituzioni europee le persone che siano maggiormente in grado di dare un contributo a questo processo politico europeo. Pertanto, la discussione sulle candidature al Parlamento europeo, che mi riguarda nella mia veste di segretario del PD, la faremo all'interno degli organi del PD. E la faremo come al solito senza girarsi intorno. Siamo abituati a dirci tutto quello che dobbiamo dirci e se c'è una cosa che io ho apprezzato di D'Alema è che quando, diciamo, io ho avuto qualche elemento di valutazione critica, senti che giro di parole, quando c'è stato da dirsele, beh, devo dire non che lui sia stato particolarmente garbato nelle risposte, quindi il dibattito è stato franco, anzi vorrei dire che io ho molto apprezzato che nel momento in cui qualcuno non mi parlava perché avevo avuto l'ardire e l'ardore di attaccare il mostro sacro D'Alema, uno di quelli che invece continuava a parlarmi era D'Alema, a differenza di molti dalemiani e dalemini. Penso che la discussione che faremo sarà una discussione su come il PD debba portarsi all'interno del Parlamento europeo senza giochi di prestigio, cioè l'idea che si debba candidare il Presidente del Consiglio perché si ritiene che forse prendiamo lo 0,2% in più, è secondo me un meccanismo che tradisce un'idea di appartenenza al partito e al Partito Democratico. Quindi io non sono d'accordo su questa cosa qua.
Credo però contemporaneamente che il governo avrà, credo, la forza e l'intelligenza per tutti i livelli istituzionali di mettere le persone migliori, perché questo progetto europeo vada nella direzione di costruire democrazia, lavoro e uguaglianza e una nuova frontiera per l'Europa. Saluto, un ringraziamento al Presidente del Consiglio, a Massimo D'Alema, grazie di tutto.